Vi posso assicurare che nessuno di noi chiuderà occhio finché non verrà fatta giustizia. I nostri investigatori sono già al lavoro e questo caso ha la priorità assoluta per le forze dell'ordine della contea di Washington e nord-ovest Arkansas. Temporaneamente ci sarà bisogno del coprifuoco. È importante per ora tenere d'occhio i bambini. Dobbiamo sapere dove si trovano in ogni momento e farli tornare a casa entro le 20. Purtroppo non possiamo dire molto sull'indagine, ma risponderò a quante più domande è possibile. I miei figli non ce li mando alla tana del diavolo. Sappiamo tutti che è un posto da evitare. Vagabondi, tossici, insomma, è pieno di gentaglia. Ha domande, signore? Voglio sapere che cosa state facendo al riguardo. Ripulite quel parco. I tossici sono aumentati. L'eroina è arrivata anche in Arkansas. Per ora la nostra priorità è trovare quella bambina e riportarla a casa. Stiamo vagliando ogni possibilità. Che dite di quel tizio? Quello che rovista sempre nella spazzatura. Signor King, può dirci se pensate che la bambina sia ancora viva? La speranza è che sia ancora viva, certo. Ma ripeto, non possiamo discutere alcun dettaglio dell'indagine in corso. Ora, i detective hanno un paio di volantini da distribuire. Uno è la foto di Julie Purcell. L'altro dello zaino che aveva il bambino, il piccolo Will. È rosso con il suo nome sopra. Se qualcuno di voi ha informazioni potenzialmente utili, anche se generiche, condividetele con noi. Non permetteremo che questo terribile e vile atto resti impunito.